Nella splendida Grotta Mare, a due passi dal mare, la CNA organizza il Fashion Mood, le eccellenze in passerella, tanti i protagonisti, tante soprattutto le aziende protagoniste del Piceno che hanno vestito le modelle e i modelli dalla testa ai piedi. Tante le interviste anche che abbiamo raccolto, su tutte anche la protagonista principale, Veronica Maglia. Serata di moda, benvenuta Veronica Maglia, serata qui a Grotta Mare, quanto è bella la moda italiana? Quanto è bella e quanto aveva bisogno di tornare in passerella, devo dire una bellissima estate, molto concentrata sulla moda anche per i prossimi appuntamenti che ci saranno a livello nazionale. Noi cominciamo a preparare i motori con il pubblico dell'estate 2022, marchigiano e non solo, in una bellissima Grotta Mare che scopro oggi per la prima volta. È un territorio questo Piceno che conosci? Sì, lo conosco grazie al lavoro, grazie all'opportunità che questo straordinario appunto lavoro mi dà. Sono stata recentemente a Macerata per musicultura e altri appuntamenti in giro per le Marche, quindi una regione che mi accoglie e a cui voglio bene. Ma fa ancora la differenza la moda italiana all'estero? Non ha mai smesso di farla, non scherziamo. Le eccellenze che abbiamo in Italia su tutti i fronti, le maestranze, penso alle scarpe, penso agli accessori, penso a quell'artigianalità che ancora viene richiesta anche dalle grandi maison internazionali, sono tutte made in Italy. I piccoli artigiani, le piccole botteghe sono quelle che vanno ad impreziosire normalmente grandi marche internazionali. Marche è un territorio dove ci si veste dalla testa ai piedi. Sì, dalla testa ai piedi è il caso di dirlo. Anche questa sera in passerella troveremo dei momenti appunto dove i protagonisti saranno prima i cappelli, poi gli abiti, poi la sposa, fino anche le scarpe. E, insomma, è una bella serata. Teniamo molto a questa edizione, tant'è che è l'ottava, e a ripetere poi quest'anno su Piazza Kursaal, che per noi è una bellissima cartolina anche turistica in questo senso. L'obiettivo è quello di valorizzare tutto il settore del manifatturiero, della moda in particolare, e dei settori affini, dato le molte sorprese che riscontriamo ogni anno. Un piacere, ed ogni anno è sempre una novità nel ricontattare le imprese, nel vederle con nuovi stimoli, nuove idee e anche idee innovative, devo dire. E per noi è particolare motivo d'orgoglio perché sotto questi periodi di lunga emergenza significa che le imprese artigiane, facendo della qualità il loro meglio, non hanno mai mollato, ci hanno tenuto da sempre e di conseguenza hanno continuato a credere in quello che stavano facendo. Oggi c'è un'evoluzione importante nel settore moda, riguardando anche il fattore appunto innovativo. Si parla di fashion tech, si parla di blockchain, si parla di una serie di percorsi innovativi da seguire, e come associazione siamo pronti a starle accanto, e stasera ne sarà una dimostrazione. Abbiamo assistito a un momento di euforia, di ripartenza, purtroppo già ci stiamo rifermando, perché i segnali che vengono per esempio dalle fiere internazionali citano numeri non positivi di incoming causati anche dalla pandemia. Quindi c'è una ripresa purtroppo importante a livello internazionale che limiterà sicuramente lo sviluppo nei mercati esteri. Quindi il consiglio che darei è: rimaniamo in Italia ancora un po', teniamo duro e investiamo nelle nostre filiere produttive, perché poi è importante produrre qualità qua da noi, nei nostri territori. Ripristinare le filiere vuol dire ritrovare quel know-how che ci siamo persi per il fatto che molte aziende hanno decentrato all'estero, soprattutto nei paesi asiatici e dell'est Europa. Quindi noi che siamo radicati nel nostro territorio, noi artigiani, noi piccole imprese, dobbiamo
oltre che resistere, anche puntare ad un futuro sostenibile ovviamente, ma noi artigiani la sostenibilità l'abbiamo nel cuore, perché ovviamente badiamo molto al risparmio, al riutilizzo delle materie, quindi per noi è una vocazione quella della sostenibilità, sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità etica, perché lavoriamo qua, lavoriamo con le nostre maestranze e ora vogliamo formare anche i nostri giovani. Noi quindi dobbiamo tutelare il Made in Italy dalla nascita, dal pensiero fino alla produzione. Questo noi lo abbiamo nel cuore come CNA e puntiamo anche questa sera a far vedere che i nostri artigiani ci sono, ma noi artigiani stiamo qua, vogliamo stare qua e vogliamo soprattutto che i nostri figli stiano qua. Ciao Giorgia, ben ritrovata. Giorgia Fiori a ricevere un premio qui al Fashion Mood organizzato dalla CNA. Sì, beh, sono molto felice, perché comunque insomma per me tornare qui è sempre un piacere, poi ci tengo molto alle origini, per cui rimarcare che sono marchigiana, che sono ascolana ma espatriata poi a Grotta a Mare, comunque è una cosa che mi ha segnato, che mi appartiene e che è bello promuovere in Italia. In prossimità dell'inizio dell'autunno cosa ci sarà per Giorgia? Sì, beh, allora tantissimi progetti, sono per esempio adesso in lavorazione due preproduzioni di due film, uno partirà a settembre e uno a ottobre, che mi vedranno entrambi comunque protagonista, quindi insomma per me è una bellissima soddisfazione, anche perché dopo due anni che siamo stati fermi con lo spettacolo è chiaro che si ha tanta voglia, quindi saranno una commedia e un genere biografico, quindi non vedo l'ora di iniziare dopo l'estate e speriamo insomma che vengano bene, così poi saprete se essere orgogliosi o meno della vostra ascolana marchigiana. Com'è la moda però ascolana? La moda ascolana? Beh, la moda ascolana, cioè, si riconosce la donna che viene da Ascoli, un motivo ci sarà. Eccellenze del territorio piceno, marchigiano, oggi a Grotta a Mare, sfilata importante, Fashion Mood, il momento sicuramente difficile. Momento direi veramente difficile, che esce da due anni in cui abbiamo fatto un'alternanza, prima il Covid, poi il rimbalzo economico, adesso l'inflazione, la guerra, e si ripiomba un'altra volta nelle difficoltà. In verità, in 37 anni di banca, di questi momenti di alti e bassi ne ho vissuti. L'eccellenza, come diceva lei prima, che è quella che ci porta con determinazione a trovare l'innovazione, che non è un cambiamento radicale, spesso è un cambiamento anche di piccole cose, che può essere un prodotto, un processo, un canale, un nuovo mercato, ci portano alla soluzione di questi problemi, perché oggettivamente siamo, come dicevo prima, un'Italia fatta di più del 90% di piccole imprese, siamo stata un'ossatura che sta in piedi da oltre 100 anni e credo che ce ne saranno ancora di anni per il futuro, tanto più nel settore della moda, come nel caso di specie la moda proprio è tipica nell'innovazione, è tipica nel stare sulla cresta dell'onda e mai come in questa magnifica città rivierasca, siamo proprio a Grotta a Mare, quindi che ci ospita proprio sul mare. Nonostante la pandemia, nonostante la guerra, le aziende del Piceno, quelle ascolane, sono qui per far emergere le eccellenze che comunque ci sono in un territorio molto importante anche per quanto riguarda la moda. Beh, se facciamo l'elenco dei disagi, lei ha citato i più recenti, ma insomma se andiamo un pochino più indietro dobbiamo ricordare il terremoto, la crisi di Banca Marche, la crisi generale dell'edilizia, la crisi economica eccetera, ma il fatto che una manifestazione come questa raggiunge gli 8 anni vuol dire che la CNA ci ha creduto fortemente, che gode della fiducia delle istituzioni, ma soprattutto gode della fiducia delle imprese. E noi siamo qui come Camera di Commercio
questa sera in luogo del Presidente, che è impegnato in un altro importante evento istituzionale fuori sede, proprio per testimoniare la vicinanza al mondo delle imprese e al lavoro della CNA. C'è una lunga attività di preparazione per eventi come questi, che sono capaci di coniugare l'attività di promozione turistica del territorio, l'animazione in un periodo importante della stagione, con ovviamente una vetrina promozionale per la creatività sartoriale, per tutto il settore della moda e anche l'artigianato artistico che ci gira attorno. Quindi un momento di sintesi importante per l'economia picena, che non poteva vedere la Camera di Commercio se non vicina al mondo delle imprese e al lavoro della CNA. Qui il Fashion Mood è un format ormai consolidato da 8 anni, quindi vuol dire che è una grande vetrina, una vetrina che riconosce agli artigiani le eccellenze del territorio, al distretto, che cosa? Il saper fare, la manualità, il Made in Italy e il fatto che queste imprese, queste microimprese, a volte piccolissime, sono nonostante tutto ambasciatori, ambasciatori del Made in Italy, ambasciatori della qualità, quindi come associazione di categoria è ovvio che noi promuoviamo e non solo eroghiamo servizi a questo tipo di imprese, ma siamo ambasciatori, appunto, i compagni di viaggio per promuovere, per far sì che queste aziende crescano e crescano in un periodo magari, ecco, fondamentalmente delicato. Quindi è ovvio che l'associazione fa questo, ma l'associazione è uno stakeholder importante che si relaziona con le istituzioni, si relaziona con la Regione Marche, con la Camera di Commercio, eccetera, per facilitare questi percorsi e per semplificare l'attività di impresa. Questa è una mission importante, una mission che ormai da tantissimi anni gli artigiani ci riconoscono, e quindi, ecco, porteremo avanti questa nostra professionalità, diciamo, e questa promozione a tutto tondo su tutto il territorio regionale. Tante eccellenze che però si devono sintonizzare con quello che è un grande problema. Parlo delle criticità perché siamo qui per superarle. La difficoltà a trovare manodopera, il cappello, il distretto del cappello, sono stato anche recentemente da quelle parti, soffre del fatto che non sempre i giovani attribuiscono a queste attività quel prestigio, quell'importanza che invece devono avere, perché da quelle mani emergono davvero delle grandi produzioni che poi fanno parlare bene di noi nel mondo. Purtroppo sappiamo che esiste questa difficoltà di mettere insieme domanda e offerta di lavoro, soprattutto lì dove è maggiore la necessità di addestrare, di allenare, di insegnare l'antica arte del produrre attraverso la manualità. Siamo qui anche con la CNA per far sì che la Regione, con corsi specifici, non insegni solo come si fa e cosa si deve fare per imparare, ma anche l'importanza di essere collocate in linea di produzione così importante. È possibile crescere, e quindi ragazzi, pensate che non è un lavoro di serie B quello di mettersi a disposizione per le creazioni del nostro settore moda, anzi è forse un trampolino di lancio per poter dire: beh, anch'io in quella meravigliosa produzione ho un pezzettino di merito.